Luca Liverani, terzo campionato nelle file del Barletta, come stai vivendo questa prima settimana di ritiro? Bene, bene, stiamo lavorando molto bene a livello anche di gruppo, giustamente si fa fatica perché il ritiro è fatto apposta per allenarsi, però si sta vivendo bene, quello è l'importante, insomma. Tu hai cambiato ormai, questo è il quinto allenatore che hai a Barletta, parlo di Sesia. Quali sono le caratteristiche principali del mister? Abbiamo tenuto, visto che vi tiene sempre allerta in allenamento. Esatto, è un mister molto caratteriale, nel senso che comunque vuole che stiamo sempre sul pezzo al 200%, quindi mi piace, insomma, speriamo che duri così per tutto l'anno, insomma. Senti, stai lavorando con dei colleghi nuovi, è arrivato De Martino, c'è Pisani in prova, c'è stato anche Cilli. Sei un po' un riferimento per loro, visto che sei il più grande, com'è il tuo rapporto con i colleghi? No, no, bene, bene, perché comunque sia, spero che in un futuro comunque sia si ricordino di me, perché qua è importante. Oh, te lo tiro, eh. Cioè, no, vi dicevo che comunque l'importante è che ci troviamo tutti bene insieme, ci aiutiamo insieme, questo è l'importante, che sia io il più grande o che ci venga qualcuno, tra virgolette, più grande di me, non importa, l'importante è che ci sia, tra virgolette, gruppo anche tra i portieri. Domani primo test amichevole di stagione contro l'Arezzo, a che punto vi sentite della preparazione? Ovviamente gambe un po' pesanti, però già abbiamo visto i primi schemi ben riusciti in partitella. Gambe, sì, gambe un po' pesanti, però domani abbiamo, come dici tu, la prima amichevole. L'importante è stare bene in campo, e quello è l'importante. Un minimo di organizzazione dobbiamo averla, perché comunque se ci stiamo lavorando bene e tanto. E domani l'importante, come ho già detto, è stare gli 11 bene compatti. L'anno scorso purtroppo la difesa è stata una nota dolente al pari degli altri reparti. Quest'anno è cambiata quasi tutta la linea davanti a te, ci sono compagni come Stendardo, Radi, c'è un po' più di esperienza, possiamo dirlo, dal punto di Beh, vista quello sicuramente, complessivo. perché l'anno scorso i più vecchi erano 88 in linea difensiva, quindi direi che quest'anno invece abbiamo ragazzi più esperti. Questo è importante e gioverà sicuramente a tutta la squadra. Si parla del prossimo capitano, ci sono 4-5 candidati, si fa anche il tuo nome. Tu ti sentiresti pronto per avere la fascia? Guarda, sinceramente non mi importa di avere la fascia o meno, questo è l'ultimo dei miei problemi. L'importante è che chi porti la fascia la porti per dare una mano a tutti, quello è l'importante. Qual è il saluto e l'augurio che ti senti di fare ai tifosi del Barletta? L'augurio è, tra virgolette, il solito, l'importante è che ci stiano vicini, perché sicuramente sarà un'annata difficile e spero che si divertano insieme a noi.